dato d'occhio la fargata. Comanda, signor tenente, ditemi, è vero che la notte scorsa uscite dal quartiere cavalcando il muro senza il permesso dei vostri superiori? Sì, signor tenente. E per qual motivo? Signore tenente, io ne scrive... Parlate in italiano! Non sapete parlare in italiano? Sì, signor tenente. E allora parlate italiano. Signore tenente, io ne sciotto del quartiere perché mi avevano detto che c'era un intredilovo che ogni sera iava a trovare la mia seta. Io come intise questa cosa, disse tra di sé... Qualche sera nesco a Mocione. Che cos'è questo ammocione? Senza farne addonare a nollo. Ah, volete dire di nascosto? Sì, signor tenente, di nascosto. Allora io comincisi che la mia seta, quando io stavo nel quartiere, dava conto a Navotro, mi mise in testa di fare un grano tutti prona. Cosa volevate fare? Un grano tutti prona. Che cosa vuol dire? La voleva fare finire a festa di Cirallo. E che cosa significa? Farla finire a broccoli e a pastetta. Non capisco. Farla finire a feto. Non vi intendo. Farla finire a schifio. Ah, forse intendete dire farla finire male. Sì, signora. Allora io ne scivi del quartiere e mi catammare alla vanella dello zingaro onde sta di casa la mia seta. E come arrivavi dal re della porta, mi mise a tagliare dal pertuso della chiave e dissi a tutte e due che si basavano. Mi deve credere, signor tenente, in coscienza dell'arma, che in quel momento io mi intise come se la punta della baionetta mi avesse trasoto nelle rine e mi avesse spertosato tutta la guarome. Il sangue mi voglieva come una guarara di robe lorde che dite. Dilta la ricche, si sentiva un ammoino che mi pareva che suonava la riterata. Il cuore mi sbatteva come il battaglio della campana della matrice. Allora io ammottavo la porta con la spalla e la porta si rapio. Quel pitoso, come mi disse, si mise a capollare certe argiatte che parevano che stavano istia. E meno male che io aveva nisciuto senza la baionetta, ma se no illo mi la levava e mi sfondava la caccamella della trippa. Questa è la verità, signor tenente, e se ci dico una menzogneria mi chiamasse sbirro. Vergogna! Un militare riceve delle gargiazze da un borghese. Ma io non li volevo ricevere, è stato illo che me li ha dato per forza. Va bene, andrete per 15 giorni in prigione di rigore. E questo ci voleva per finire di contare l'insalata. Imparerete così a non uscire dal quartiere la notte. E non abbastavano le argiazze che abboscave, che ancora mi stanno bruciando le mascille? Fate silenzio! Dietro! Su! Mer! Uno, due, uno, due, uno, due! Ficciate di domande che si mi immagino te le fare pare, te le fare!